Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Fabrizio. Ciao Luca. Ci siamo ragazzi, siamo tornati per la prima. Ciao Iva. Vincenzo, insomma, uno di due che sta guardando. Sabrina. Maria, Elena. Ciao Gloria, come si chiama questa spiaggia? Poi là, non sei mai stata qua o non hai seguito tutte le mie dirette, questo è facile. Secondo me Maurizio Napoli ci può rispondere. Mauri, come si chiama questa spiaggia? Forza. Non proprio visto che sono dal dentista. Oh cavolo, mi dispiace. Ciao Daniele, Rosa, il canavese quanto è il canavese oggi? 10 gradi, grande il nostro Claudio. Buon anno Rina, buon anno Anna. Giuseppe, 2 minuti, 2 minuti apriamo. Ti saluta mia nuora Vittoria, la saluto anch'io. Vedo se è collegata anche la nostra Alessandra. Vedo il Waikiki in fondo, bravo Maurizio, quindi siamo a destra del Waikiki. Qual è questa? Vicino al Galera Beach. Ciao Marco. Da Bergamo, ci dice sole ma freddo. Io queste immagini ve le faccio godere. Voglio un cuoricino da ognuno di voi, o un mi piace da ognuno di voi. Adesso io te lo dico Giuseppe, aspetta, pazienta ancora qualche minuto. Ciao Carmela, lo dico anche a te, perfetto. Non si può sapere come si chiama la spiaggia. Certo che te lo dico Gloria. Dammi 2 minuti che apro ufficialmente, almeno mi vedi anche in faccia, perché sai, dirtelo così, insomma. No, non sono verso le dune. Ciao Giorgio. Ehi Maurizio, mo ve lo dico, ve lo dico. Grazie degli auguri Roberto. Ciao Franco, nostro Sandrino, Alfonso. Sole ma caldo, 30 secondi ragazzi. Sì, Davide, il piacere è il mio pensiero per te, grazie Sandro. Katia, sai che ci dice? Che goduria, io devo aspettare molti anni ancora. Vabbè, però qualche viaggetto te lo puoi fare comunque. Bravissima Iva, più vicino. Tra l'altro lo vedo. Ciao, vorrei acquistare un appartamento. Avete proposte? Robertino, se sì, che ancora fra un minuto ti apro, che apro ufficialmente la diretta di oggi, ti do un po' di contatti e ti dico chi chiamare per acquistare appartamenti qua su Fuerteventura o anche su Gran Canaria. Aspetta che ci mettiamo seduti e apriamo ufficialmente la diretta di oggi. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da David, buon anno a tutti quanti quelli che non l'avevo ancora fatto, perché l'ultima diretta, sapete, da Fuerteventura era per il 31 di dicembre, anche se qualcuno magari a mezzanotte si è collegato per vedere le dirette serali, però ufficialmente oggi la prima diretta del 2020 con Vivere le Canarie qui da Fuerteventura con David in diretta appunto da Coralejo, quindi dalla parte nord dell'isola di Fuerteventura. Siamo nella spiaggia del Galera Beach, quindi attaccati praticamente al Waikiki. Il Waikiki è da quella parte di là. Alla destra del Waikiki c'è il Galera Beach, che è un ristorantino da cui prende nome chiaramente anche la spiaggetta. Sono le classiche spiaggette, quelle interne al paese, quindi quelle un po' più riparate, quelle dove non c'è l'onda alta, quelle dove si può tranquillamente fare il bagno, c'è l'acqua bassa, dove anche in base alla marea vedete un paesaggio chiaramente diverso. Vi ricordo che la marea qui a Fuerteventura è una marea molto importante, quindi arriva a 2,80 m, 2,90 m, in base chiaramente alle fasce orario della giornata. Quindi chiaramente molte delle zone, come magari quelle dietro di me, dove vedete quella
sorta di isolette, magari durante il giorno sono coperte chiaramente dall'acqua. Volevo dire ciao assolutamente sì Albino, vediamo se ho perso qualche commento particolare, no, saluto anche Rita, ciao Laura è pronto, martedì arriviamo, lo so Anto, infatti ti avrei chiamato sicuramente tra domenica e lunedì per metterci d'accordo, ciao Davide, buon pomeriggio anche a te Daniela, e quindi anche nel 2020 il nostro numero non è cambiato, quindi per tutte le informazioni che ci chiedeva magari il nostro amico prima per acquistare appartamenti, per fare dei contratti di affitto di appartamenti o magari per iniziare a fare un primo sopralluogo qui sull'isola di Fuerteventura o su Gran Canaria o un pacchetto vacanza o magari farsi una chiacchierata per sapere i documenti da fare per trasferirsi qua piuttosto che fare degli investimenti immobiliari o apertura delle vostre società qui in Canaria, il numero a cui dovete fare riferimento è il 373-774-2186, ve lo ripeto, 373-774-2186. 186, la mail viverellecanarie@yahoo.com, il sito www.viverellecanarie.com. Lo so, Maria Rosa, arrivi con Anto, insomma, quindi per forza arrivate tutte e due insieme. E quindi vi risponderà il nostro Pierangelo, vi ricordo che il numero è italiano, quindi non serve fare nessun tipo di prefisso internazionale. 3 gennaio, ragazzi, 2020, 22 gradi la temperatura attuale, si sta da Dio. Per essere il 3 di gennaio, dopo 2 giorni un po' più freddini, nel senso che ieri e l'altro ieri siamo arrivati a 19-20 gradi durante il giorno. Oggi finalmente le temperature sono risalite, quindi siamo a 22. Avete visto le persone che prendono il sole in spiaggia, quindi non mi resta altro che girare la telecamera, ridarvi chiaramente il paesaggio, quello più bello rispetto al mio faccione. Ciao, ti saluto Pierluigi, assolutamente. Quando mi dite ciao, salutami, per me è d'obbligo. Ciao Pierluigi, un grande abbraccio va anche a te. Perfetto, la nostra Rosa ci ha pubblicato anche il numero che vi ho detto poc'anzi. Quindi riuscite sicuramente a prenderne nota. Questa è la spiaggia dove molti dei windsurfisti fanno le loro lezioni con il nostro Paolo che è qui, il nostro amico Paolo che è alla scuola di windsurf, quindi anche coloro che magari vogliono venire qui a Fuerteventura a farsi una settimana di windsurf, nessun problema, possono contattarci e gli daremo sicuramente le dritte migliori per fare un'ottima settimana con le lezioni di windsurf. Come mai quando giri la telecamera verso di te l'immagine viene ingrandita e ti vedo a metà? Succede solo con te, con Claudio e Enrico non succede mai, ragazzi, non lo so, faccio delle magie, si vede che sto diventando un mago, però io poi molte volte me le vado a rivedere le dirette e a me non capita però questa cosa qua, se no l'avrei sicuramente notata, non so se c'è qualche impostazione particolare, l'importante è che mi vedi chiaramente in pieno, nel senso che magari quando la telecamera è girata su di me c'è un primo piano, quando è girata verso l'esterno magari è la telecamera quella che fa il grandangolo, quindi serve per vedere un po' più di paesaggio. Quest'anno ci conosceremo in estate, perfetto Daniela, lo so perché l'altra volta mi hai snobbato, sei andata di là e quindi non va bene, ciao Donatella, e quindi posso cominciare anch'io a muovermi da qua, a fare la passeggiata che mi porterà chiaramente di rientro verso il Residence Papagayo. Stamattina abbiamo fatto anche noi l'orario di ufficio, siamo rientrati in ufficio dopo questi giorni di festa. No, non ti vedo normale, spacca miseria. Dopo me la vado a riguardare e vado a vedere di risolvere anche questo problema qua. Si possono piantare tende liberamente sulla spiaggia durante il giorno, vedete, lo vedi queste qua per magari prendere il sole. Sì, chiaramente non puoi fare il campeggio durante la notte, però durante al chiuso le puoi tranquillamente montare queste mobili. Ciao Pale, aspetta che qui dobbiamo chiudere, se no ci arrivano sempre le telefonate. Silvan di Fuerteventura, cos'è Silvan di Fuerteventura? Ah, mi hai fatto la battuta Sabrina, grande, è vero, il mago Silvan di Fuerteventura, grande, questa me la devo segnare, pensavo che la facesse più Giovanni che te, sai? Vabbè, vai, spostiamoci, iniziamo la nostra camminata, cerchiamo di arrivare verso il Residence, basta mare per ora, mo se lo volete vedere dovete venirci ragazzi, perché ci avete ancora tempo fino al 31 di gennaio per partecipare alla promozione che il nostro Pierangelo ha realizzato un poco più di un mese fa, quindi dal 1° dicembre è partita questa nuova promozione Vinci le Canarie, quindi per tutti coloro che acquisteranno un pacchetto pretrasferimento o un pacchetto vacanza dal 1° di dicembre al 31 gennaio, pacchetto che chiaramente potrà essere poi fatto nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno,
tutti coloro che ne acquisteranno uno entro il 31 di gennaio, il 1 di febbraio uno di loro verrà sorteggiato e vincerà 6 mesi di casa gratis qui in Canaria, pagata da noi, nonché il viaggio andata e ritorno per due persone, nonché la macchina a noleggio per 2 mesi, nonché un contratto di lavoro per 6 mesi part-time nei nostri uffici. Nel caso fosse un pensionato, invece del contratto di lavoro, gli daremo 500 euro al mese. Quindi tutti coloro che prenoteranno un viaggio con noi avranno questa occasione di partecipare a questa nuova iniziativa. Altrimenti, chiaramente, potete fare il pacchetto di una settimana, quello per due persone, a 1.499 euro totali per coppia, che già include volo andata e ritorno per due persone, nonché la settimana di soggiorno, la macchina a noleggio, l'assistenza in aeroporto, la consulenza e le 2 giornate di tour, come quelle che avete visto che abbiamo fatto la settimana scorsa con i nostri amici di Cattolica, la nostra Marzia Berni, a cui va un grande abbraccio. Avete scritto un sacco di commenti, mi vado un po' indietro per rispondere un po' a tutti. Oggi è proprio una bella giornata, da noi discreto 8-10 gradi, Fuerteventura, e invece ce ne sono circa 22. Grazie per i saluti, ma ci mancherebbe Jenny Jenny, Sandrino. Ciao, esistono le officine per tornitore come me? Oddio, mi hai fatto una domanda un po' particolare. Il tornitore. Sai che non lo so, secondo me fai prima andare su Google, perché il tornitore è una cosa che non mi è mai capitata qua. Maledetta pensione che non arriva. Sebastiano, spero che tu abbia finito, abbia terminato chiaramente di lavorare e che sia solo aspettando che ti accreditino la prima pensione, insomma. Valentina, mai stata alle Canarie purtroppo. Laura, ci si può sempre fare un primo viaggio, calcola che sono circa 4 ore di aereo con i voli diretti da Milano, Bergamo, da Pisa, da Bologna, oppure con un piccolo scalo. È vero, devo andare a controllare io, dopo ci ripasso, comunque è tutto a posto. Oppure con un piccolo scalo su Madrid e su Barcellona per poi arrivare o su Fuerteventura o su Gran Canaria. Quindi tra l'altro molto comodi, insomma, per chi vuole partire anche da Roma, per chi vuole partire da Venezia o da Verona. Chiaramente potremo aiutarvi noi nella scelta delle tariffe quelle più economiche, sempre contattandoci al 373-774-2186. Biglietti stampati, grande Mauri, perfetto, l'hai stampati con un grosso anticipo, insomma, 2 mesi prima, mi fa piacere, però so che questa cosa di stamparli prima è qualcosa che ti aiuta a far accorciare il tempo prima dell'8 marzo. Buongiorno, il pacchetto per una persona quanto costa? Chiara, se tu chiami il nostro Piangelo al 373-774-2186 e gli chiedi di adattare il pacchetto per due persone ad una persona, lui te lo fa al momento e ti dice esattamente quanto ti verrebbe. Sicuramente sarà meno della somma per due persone, quindi bisognerà togliere chiaramente il viaggio aereo per la seconda persona, perché tutto il resto rimarrà invariato. L'appartamento, a prescindere se viene occupato da 1, 2, 3 o 4 persone, rimarrà sempre quello il costo, come anche il noleggio della macchina. Quindi la cifra che verrà defalcata sarà appunto quella del viaggio aereo. Che è così, cos'è che dice Maurizio? Eh sì, Maria, te ne manca un mese, sì, perché tu arriverai l'8 di febbraio, quindi ormai ci siamo quasi con i conti alla rovescia, ragazzi, eh. Mi fa piacere che fra un po' vi rivedo tutti i nostri fan affezionati. Grazie Iva per il cagnolino. Io vengo il 16 di marzo, perfetto Caterina, dove vieni? Vieni qui da noi? Mo non ho il calendario sott'occhio, non so se fai Fuerteventura o Gran Canaria. Perfetto Chiara, dovrei averti risposto a tutto. Beato te, a Trieste ci sono 11 gradi. Beh, dai, sì, siamo anche al 3 gennaio, quindi in Italia chiaramente è normale avere queste temperature. Qui invece siamo proprio al limite, quindi 22 gradi è quella che normalmente ci aspettavamo e quella che abbiamo chiaramente in questi giorni qua. Continuiamo la nostra passeggiata fino ad arrivare chiaramente alla via principale. Vedete, il cielo oggi è terzo, ci sono ancora un po' di persone perché
fino al 6 di gennaio, quindi fino al giorno dei Re Magi. Noi qui non festeggiamo la Befana, ma festeggiano il giorno dei Re Magi, che è una delle festività più importanti, tra l'altro, addirittura più del Natale. I regali ai bambini vengono consegnati appunto il 6 di gennaio, c'è la tradizione appunto di prendere questa torta dei Re Magi e mangiarla tutti quanti insieme. Chi trova uno dei Re Magi dentro alla torta, mischiato chiaramente nell'impasto, avrà la fortuna chiaramente per tutto il 2020, quindi sarà il nostro dolce per lunedì 6. Iva, cos'è che ci dice? Perfetto, andiamo avanti con i commenti. Buongiorno. Andiamo a rispondere un po' a tutti oggi. Buon anno, perfetto, buon anno anche a te, Sebastiano. Sono ancora Lego. Prima eravamo in spiaggia, abbiamo abbandonato la spiaggia per la tristezza di molti che mi hanno detto potevi rimanere lì. E ora siamo arrivati quasi nella via principale di Cora Lego. Ciao Antonio, ciao Patrizia. Ogni tanto si blocca. No, Rosa, probabilmente sarà un problema di connessione tua, perché io sono proprio sulla via principale, segnale pieno del 4G, quindi non dovrei avere nessun tipo di problema con la connessione. Il centro commerciale Las Palmeras, quello che avete visto nella diretta di qualche giorno fa, allestito a mo' di Natale. E il nostro benzinaio, vediamo un po' il prezzo della benzina oggi. La gasolina 95, ragazzi, è 1,01 euro, quindi 1 euro per litro. Il diesel è 0,87 centesimi, quindi il diesel l'abbiamo ancora sotto l'euro. E questo chiaramente è un distributore nella città, quindi anche dei prezzi anche un po' più alti. Quindi ancora oggi con 1 euro per litro si riesce a far benzina per quanto riguarda la verde, e sotto l'euro per il diesel. Burger King, Giovanni, sì, purtroppo c'è anche il Burger King lì, non lo consiglio, ma c'è, insomma, per gli amanti del fast food. Burger King al nord di Fuerteventura e McDonald's al centro di Fuerteventura, all'altezza di Caleta de Fuste. Mariangela, buon pomeriggio, buon anno nuovo anche a te. Andiamo avanti. Simona, Coralè, perfetto. Proseguiamo il nostro oggetto. Eccolo qua, questa è una catena di negozi che conoscete chiaramente. Il nostro Bershka c'è anche qui, ragazzi, quindi prezzi credo che siano quasi in linea con quelli italiani, almeno sulle grandi catene non cambia molto. La Phone Group, traffico come vedete è molto tranquillo, non ci sono persone che suonano il clacson, come non esistono i semafori qui a Fuerteventura, quindi nessuno pronto a strombazzare fuori appena scatta il verde, e quindi anche il rumore e gli orecchi se ne avvantaggiano chiaramente di tutto questo. Si va molto in bicicletta, vedete, ci sono tanti posteggi per le bici, tante piste ciclabili. È un'isola molto sfruttata per chi va in bici, chi fa corsa, chi fa nuoto, insomma, per lo sport sicuramente c'è un ottimo clima, si riesce a non subire l'inquinamento e lo smog delle grandi città. Guardate il cielo, la via principale, praticamente andando verso quel lato si arriva in centro nel... Ok, continuano a fare sempre le telefonate proprio nel momento della diretta. Di qua andiamo verso il centro canario, invece dall'altro lato in salita verso il Papagaio. Sono circa altri 500-600 metri prima di arrivare chiaramente a Residence. Vedo che si è collegata anche la nostra Felicita, che stamattina è passata in ufficio. Mando un altro bacio, visto che ero un po' indaffarato, non ti ho filato molto, Felicita, ma perdonami, sai che ogni tanto ho i tempi un po' contati anch'io per fare determinate cose. Persone stanno guardando il video. Ok. Buon anno, che bel panorama, queste strade larghe, pulite, che danno piacere vedere. Assolutamente sì, Rosa, tu calcola, ogni mattina se tu vieni verso le 4 o le 5 del mattino trovi sempre qualcuno che sta pulendo qui senza nessun tipo di problema. E quindi giriamo la telecamera sull'esterno, sull'interno anzi, vediamo un po' l'effetto della telecamera che ci dicevano i nostri amici.
Io anche oggi ho terminato la nostra passeggiata, le nostre poche immagini per farvi vedere che anche il 3 di gennaio continua ad esserci un'ottima temperatura qua. Vi do il prossimo appuntamento con le dirette da Fuerteventura per domenica. Domenica ne avremo 5, quindi la vigilia della Befana, diciamo. Vi continuo a fare i nostri migliori auguri di buon anno per un fantastico 2020 dallo staff di Vivere le Canarie qui a Fuerteventura, ma sicuramente anche dai nostri amici di Gran Canaria che domani saranno collegati con voi dalle ore 15 alle ore 15 e 30. Buon anno ancora una volta, buon weekend, ci vediamo direttamente domenica. Ciao!